Che facciamo, ce ne andiamo? Sì, e questa qui la lasciamo qua così? Ci posso fare se tu non è ancora arrivato? Signore, ma perché non te la prende? Che la tiene a parte questa terra? Hai ragione, pure a me mi faceva una penintra allo stomaco. Ciao. Finalmente sei arrivato, sa? E finalmente sei arrivata. Adesso torna a lavorare, che cosa vuoi? Va bene, andiamo a fare la spesa. Cosa gradisci mangiare oggi? Chiara, qualsiasi cosa, tranne le lenticchie con la frisa, eh? No, con le lenticchie. I fagioli vanno bene? I fagioli vanno bene? E non lo so, tu che cosa dici? Io della prossima volta ti impari a fare lo mutuo. Allora, i fagioli vanno benissimo. L'essenziale che me li fai con la frisa. Ci mancherebbe. La frisa è l'asse portante della mia gastronomia, non l'asse sai? L'asse portante. Andate a fare la spesa, andate a fare. Piuttosto dai un'occhiata a tua madre. Cip, gli uccellini stanno fuori. Questo è il ritornello di oggi? Cominciato da stamattina, se lo porto fino a stasera, non sai? Ciao. Ciao. Nicola, me? Sei andato? Com'è stata? Bella? Che ti avevo detto io? Senti, ma ti ha fatto pagare? Non ti ha fatto pagare? Sì, no, nemmeno a me. Perché sai che cosa ha detto quella? No, io a voi metronotti vi considero come dei colleghi perché lavorate di notte, capito? Guarda, secondo me abbiamo fatto veramente 13, ci voleva proprio. Abbiamo scoperto l'America con questa... Sei contento? Sì, no, pure io. No, Cip, gli uccellini stanno fuori! No, non c'è nessuno in casa, è mia madre. No, quel che senti è mia madre, fa cip, sì, è lei. Cip. La senti, è andato completamente. Quello, c'è il Bayont nella testa, sì, non c'è niente da fare. Senti, ma... Sì, vabbè, ma com'è stata? È una montagna di carne. 35 anni c'ha, 35. Sì. Cip. Come le malattie? Tu dici, ci dobbiamo proteggere. Vabbè, Nico, ci compriamo i cappuccini. Ce ne compriamo a pacchi. Cip, gli cellini stanno fuori. Sì, no, è sempre mia madre. Vabbè, ciao Nicola, ciao. Cip. Dove stanno gli uccellini? Cip. Gli uccellini stanno fuori. Dove stanno gli uccellini, mamma? Gli uccellini stanno fuori. Peccato, bella il figlio tuo. Peccato che tu hai preso una sgommata che hai lasciato il cervello sulla strada, mamma, eh? Cip.